Bene, la Camera dei Deputati oggi ospita la presentazione di un libro importante perché è una riflessione su quello che riguarda il sistema Italia e le imprese internazionali. Paolo Zagami, sei al tuo terzo libro con la Rubettino Editore ed è insomma una trilogia impegnativa ed importante. Intanto diciamo di che cosa si tratta. Sì, dunque nel 2013 è uscito il primo libro che era direi strettamente rivolto agli operatori commerciali. Nel 2015 il secondo su paradisi fiscali che aveva ad oggetto prevalentemente aspetti fiscali e tributari e oggi nel 2019 esce l'impresa internazionale la riforma del sistema Italia che è un libro direi essenzialmente di politica scritto da un giurista, quindi da me, e quindi è un libro di politica con un occhio direi particolare agli aspetti legali ed economici. Farò diverse tappe di presentazione di questo libro in Italia e nel mondo, ma sono voluto partire da qui, dalla Camera dei Deputati, perché questo è il luogo direi istituzionale per eccellenza della politica e della democrazia del mio paese. Un esperto di diritto internazionale privato, tu nella tua brillante carriera devo dire hai dato prova di grande abilità e capacità. Quello che ti voglio chiedere in merito a questo libro, perché siamo qui per questo, è quando tu parli di riforme e non di patti o semplici atti, contratti, insomma intrapresi dai nostri governi e dai nostri politici, che cosa intendi? Che cos'è per te una riforma? Partiamo dal presupposto che purtroppo in questo paese molte cose non funzionano. Io ritengo che questo paese si possa risollevare solamente con delle riforme strutturali, perché è necessario avere aiuti dall'esterno, aiuti da parte appunto di imprese internazionali appartenenti a ordinamenti stranieri diversi. Questo perché le imprese internazionali, le imprese straniere ormai nel nostro paese non investono più, sono scoraggiate, non credono più nel sistema Italia per diversi motivi. Perché oggi fare impresa in Italia è un'impresa, perché siamo il paese delle promesse e delle premesse, perché siamo il paese delle armi di distrazione di massa, perché siamo il paese dei patti, come diceva lei, e dei contratti, il patto del Nazareno, il patto della Crostata, il patto con gli italiani, il contratto di governo di oggi, perché in definitiva siamo il paese in cui le riforme vengono sempre promesse e auspicate, ma che in realtà non vengono mai concretizzate e realizzate. Questo succede perché per vari motivi. Dal mio punto di vista, in primis perché siamo un paese in cui si è sempre in campagna elettorale, il tasso di litigiosità è enorme e anche in presenza di contratti di governo che in teoria dovrebbero garantire continuità all'azione del governo stesso, così mai succede. Ed è un peccato, se si pensi che ad esempio in Germania ci sono due realtà politiche diversissime come la CDU e l'SPD che pur mantenendo tra di loro posizioni molto diverse governano insieme nel bene del loro paese, in questo caso la Germania. E ripeto, è incredibile, così succede che praticamente in Italia abbiamo avuto dal dopoguerra a oggi ben più di 60 governi, un numero incredibile se si confronti con lo stesso numero di governi avuti nello stesso periodo di tempo, ad esempio in Regno Unito e in Francia. Una cosa che mi interessa molto sul libro è questa. Molto spesso chi osserva dall'esterno, ancorché essendo insomma un personaggio come lei altamente qualificato, si limita a criticare, no? E a dire questa cosa non va per questo motivo, però in fin dei conti io non propongo alcunché. Ecco, invece nel libro si intravede proprio la proposta emblematica, quindi in prospettiva, no? Come si fa ad essere propositivi in questo settore? Dunque, io in generale ritengo che questo Paese, lo dicevo prima, abbia bisogno di riforme strutturali che creino le precondizioni per una crescita che generi in ultima analisi occupazione ed investimenti e non già di misure populiste che nell'immediato garantiscono consenso elettorale ma che alla lunga non assicurano alcun beneficio alla collettività. Questo perché le imprese internazionali, che sono quelle che ci possono aiutare a risollevarci, chiedono tante cose. Chiedono ad esempio un fisco più equo, chiedono un costo del lavoro minore, un cuneo fiscale minore, chiedono giustizia più veloce. Io in particolare ho individuato 9 settori di intervento nei quali si potrebbe o si dovrebbe intervenire. Quindi ad esempio Costituzione, liberalizzazione e politica estera, o ancora spesa pubblica, lavoro e burocrazia, ed ancora fisco, innovazione e giustizia. Con riferimento proprio alla giustizia, per esempio, per rispondere alla sua domanda e per essere più concreti, qui parlo per esperienza diretta professionale, la Banca d'Italia, non Paolo Zagami, la Banca d'Italia dice che una cattiva amministrazione della giustizia ci costa addirittura l'1% del PIL. E le cose che si potrebbero fare sono tantissime a livello concreto. Ad esempio si potrebbe ripescare la ottima idea del foro unico per le imprese con sede all'estero o potenziare i mezzi di risoluzione alternativa delle controversie.
o ancora rafforzare la già buona, direi, legge sul whistleblower, o ancora, ad esempio, mettere mano per bene, finalmente, alla geografia dei tribunali, che in Italia sono tantissimi, anche in questo caso un numero sproporzionato rispetto al numero di tribunali esistenti negli altri paesi. O ancora, ad esempio, si potrebbe, io propongo, affidare l'amministrazione della giustizia ai manager e non ai giudici, come avviene in moltissimi altri paesi. Un altro elemento di questo libro, che è un libro altamente tecnico-scientifico, ma che lascia spazio anche un po' ad una vena di leggerezza, mi permetta il termine, quindi c'è anche dell'ironia, no? E questa ironia l'abbiamo immaginata in una sorta di dialogo tra due personaggi emblematici. Intanto, chi sono, che cosa ci dicono e che cosa vogliono rappresentare questi due dialoganti? Sì, sono Steve e Andrea. Sono due personaggi, diciamo, immaginari, che ho creato per rendere più scorrevole la lettura. Sono Steve, un altissimo diplomatico in un'importantissima ambasciata qui in Italia, e Andrea, un diversamente giovane professionista che ha tutti i giorni a che fare con le imprese internazionali. Due vecchi amici di vecchia data che tra Roma e Washington discutono amabilmente di soluzioni operative per risollevare appunto questo paese, perché entrambi in modo diverso amano quest'Italia. Questo paese. Qualcuno mi ha chiesto se questo libro sia in parte autobiografico e quindi se Andrea sia riconducibile a me. Diciamo che a questa domanda non rispondo, nel senso che non confermo e nemmeno smentisco. Invito piuttosto il lettore a leggere il libro, che magari arrivando alla fine troverà qualche spunto per rispondere a questa domanda. E questo è bello e devo dire anche molto stimolante per il lettore, no? Un invito. Adesso a questo punto io invece sono stimolata a farle una domanda, perché la vedo brillante, intraprendente, propositivo, e quindi mi viene in mente che forse, oltre a scrivere un libro e ad impegnarsi nel suo lavoro, potrebbe, perché no, prendere parte attiva, così politicamente parlando. Dunque, la politica, la ringrazio per la domanda, la politica dei conflitti, la politica dei selfie, la politica della litigiosità non mi piace, questa politica oggi non mi piace, invece mi piace molto il mio lavoro, che mi permette appunto di stare a contatto con le imprese straniere e di viaggiare molto per l'estero, insomma, per vari paesi nel mondo, però amo il mio paese e sono quindi a disposizione del mio paese, specialmente in questo periodo storico in cui il mondo è sempre più integrato, sebbene vi siano tendenze in senso contrario, basti pensare all'America First di Donald Trump o alla Brexit nel Regno Unito. Però ripeto, amo il mio paese, specialmente in questo momento in cui il mondo è sempre più integrato, ritengo che di voler dare il mio supporto. Per rimanere a temi di strettissima attualità, a brevissimo ci sono le elezioni europee, si voterà per il Parlamento europeo. Ecco, io per esempio auspico e confido che la nostra classe politica e le istituzioni capiscano l'importanza per il nostro paese di ritornare ad avere un ruolo essenziale anche e soprattutto all'interno dell'Unione Europea. Perché, ripeto, questo, e concludo, questo paese si risolleva solamente se arrivano aiuti dall'esterno, e per far ciò dobbiamo ritornare ad essere credibili nei confronti, in primis, dei nostri partner europei. Quindi sono a disposizione del mio paese, perché, ripeto, amo il mio paese. Grazie.